Eccoci qua, signore e signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario del Darion. Oggi avevo intenzione di fare un video sull'europeo, sugli ottavi degli europei, però ieri De Laurentiis ha detto un qualcosa che a me interessa parecchio. Prima però di fare tutto vi ricordo l'iscrizione al canale, ragazzi, che è molto importante, e poi attivate anche la campanella, mi raccomando, così rimarrete sempre aggiornati. Allora ragazzi, che è successo ieri? Ieri De Laurentiis a Telese Terme ha inaugurato uno stadio comunale del posto e ha rilasciato delle dichiarazioni. Dichiarazioni che a me interessano parecchio, perché entriamo in un argomento che a me sta molto a cuore e chi mi segue da tempo lo sa. Parliamo del settore giovanile. Ieri De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni sul settore giovanile e ha detto, secondo me, delle cose molto interessanti. Vi vado a leggere quello che ha detto. Proprio oggi, con Giuseppe Santoro, che si interesserà di tutto quello che è il futuro del reparto dei giovani, facevamo un ragionamento su tutto il territorio italiano e estero. È anche lì che dobbiamo andare a trovare bambini e adolescenti che sono capaci di giocare a calcio. Saranno riconoscibili attraverso un gruppo di persone che stiamo per assumere e che aiuteranno Grava, che già con le giovanili sta facendo grandi cose. Quindi ragazzi, queste parole di De Laurentiis ci danno delle notizie importanti. La prima cosa è che Santoro torna a dedicarsi al settore giovanile, perché Santoro inizialmente era stato preso per fare il responsabile del settore giovanile, poi con l'arrivo di Spalletti gli è stato cambiato il ruolo. La seconda notizia importante di queste dichiarazioni è quando De Laurentiis dice: stiamo per assumere un gruppo di persone che praticamente si dedicheranno alla ricerca di giovani sul territorio italiano e estero. E qui, premessa importante, l'argomento settore giovanile è un argomento al pari dello stadio, cioè è quel classico argomento che De Laurentiis dice da 10 anni abbondanti, no? Ve la ricordate la scugnizzeria, la famosa scugnizzeria? Quindi è quell'argomento che ogni tot viene tirato fuori, ma che poi alla fine non è mai stato, diciamo, affrontato. Questa volta però, secondo me, le cose sono diverse, perché io non ricordo onestamente in passato De Laurentiis che diceva stiamo assumendo delle persone nuove. E questa frase, ragazzi, del stiamo assumendo un gruppo di persone nuovo si collega a un'altra frase che De Laurentiis disse nella conferenza di Capodimonte prima dell'arrivo di Conte, cioè dove disse stiamo inserendo nuove figure in società. Queste nuove figure in società potrebbero magari comprendere queste legate al settore giovanile. E ragazzi, prego giorno e notte affinché De Laurentiis si decida finalmente a puntare sul settore giovanile, perché ragazzi, il settore giovanile, specialmente in un campionato come quello italiano, dove non ci sono grandi disponibilità economiche, dove non puoi fare questi grandi investimenti come per esempio in Premier League, secondo me il settore giovanile è fondamentale, perché devi fare investimenti lì, perché non è che i giovani così crescono sul pelo. Però io ho visto un articolo prima di fare questo video dove diceva praticamente che in media le società di calcio spendono in Serie A tra i 5 e i 6 milioni nel settore giovanile, cioè non stiamo parlando di cifre incredibili, però cioè, i fatti parlano. Il Napoli sul settore giovanile, da quando è arrivato De Laurentiis, non ci ha mai investito seriamente, e non è un caso che in 20 anni dal settore giovanile sia uscito fuori solo Insigne e un pochettino adesso Gaetano, che sta giocando le briciole. Ma l'unico vero giocatore uscito fuori da Pivoia è stato Insigne, l'unico in 15 anni. Questo ti fa capire che Napoli sul settore giovanile non ci ha mai voluto investire, perché qua parliamo di volontà, non di non posso farlo, non voglio farlo, e questo è il fatto. Noi in Serie A ce l'abbiamo delle realtà che sfruttano bene il settore giovanile. Le più importanti sono Atalanta e Inter. L'Atalanta, ragazzi, se voi andate a vedere la rosa attuale, Okoli, Zortea, Carnesecchi, Ruggeri, sono tutti giocatori che sono usciti fuori dal vivaio dell'Atalanta. Ah, c'è pure Scalvini, me lo conosco, Scalvini è il più importante, gioca titolare nell'Atalanta. Cioè, tu se lavori bene sul settore giovanile,
puoi veramente crearti un indotto extra, perché ragazzi, cioè, voi immaginate, prendete un giovane, che so, di 15 anni, ci spendi quei 2-3 anni su questo calciatore, lo fai crescere, poi non è detto che questo diventerà un titolare del Napoli, però già che lo fai diventare un giocatore da Serie A, lo puoi vendere, ci vai a creare un guadagno, che se ripetiamo su tot giocatori, cioè tu se investi bene sul settore giovanile puoi creare nel medio-lungo periodo un indotto extra che ti può aiutare tantissimo. Ovviamente però non basta soltanto investire, devi anche avere un personale adatto, cioè se tu investi tot soldi, se poi questi soldi vengono messi in mano a gente che non sa, diciamo, lavorare con i giovani, poi lì sono soldi buttati, cioè non è solo questione di spesa, ma è questione anche di trovare quel personale bravo nello sviluppo e nella crescita dei giovani. C'è pure l'Empoli, per esempio, che sfrutta benissimo il settore giovanile, cioè Aslani, Fazzini, Baldanzi, tutta gente che è uscita fuori dal vivaio dell'Empoli. E ricordo che Cronache di Spogliatoio aveva fatto un articolo bellissimo sul settore giovanile dell'Empoli e su come funzionava. Se lo trovo ve lo lascio in descrizione, ragazzi, perché è una delle poche che fornisce al calcio italiano dei giovani di livello. Però il modo in cui lavorano all'Empoli sul settore giovanile è un qualcosa che secondo me andrebbe preso come esempio. Anche per esempio il Lecce. Il Lecce ci ha vinto lo scudetto con la Primavera un paio di anni fa. La stessa Roma ci ha vinto uno scudetto. L'Inter, ragazzi, l'Inter sforna annualmente giovani che poi vengono messi nelle trattative per andare a comprare i giocatori. Per esempio Casadei è un giovane dell'Inter che è stato messo, mi pare, nella trattativa per riprendere Lukaku, se ricordo bene. Per esempio Oristanio, si parlava di Oristanio nella trattativa a Genova. Investire e valorizzare il settore giovanile è fondamentale, secondo me, oggi. Io diciamo che il sogno mio è una roba stile Ajax, che penso che l'Ajax sia la società che in Europa sfrutta meglio il settore giovanile, ma c'è anche per esempio il Barcellona, cioè questi sono forse degli esempi un po' troppo, diciamo, un sogno, ecco, ambire a diventare tipo l'Ajax. Però il succo della questione è che tu in 15 anni, anzi in 20 anni, non hai mai sfruttato una realtà che poteva per esempio oggi crearti un indotto importante. Cioè ragazzi, io faccio sempre questo esempio. Donnarumma giocava a Castellammare di Stabia, ce l'avevi a 2 chilometri da casa tua, se l'è preso il Milan. Ma oggi Donnarumma potenzialmente poteva essere il tuo portiere, potenzialmente ci avresti potuto fare sopra una cessione record, perché mo Donnarumma vale tantissimo. De Jong. De Jong, quando l'Ajax lo comprò da una società di serie C o serie D olandese, spese una cosa come 100.000 euro. Lo ha venduto a peso d'oro al Barcellona, almeno 50 milioni. Cioè, capite bene, ragazzi, che se tu spendi il giusto e dai a questi giovani in mano a gente che ci sa lavorare, quei giovani, tu ti crei una realtà economica importante. E magari questi soldi che tu fai dalle cessioni dei giovani ti possono aiutare sul mercato della prima squadra. Magari ti esce fuori quel giovane che c'ha un potenziale importante, un talento incredibile e ti diventa pure un titolare in prima squadra. Ci avresti un indotto extra che magari potresti sfruttare, per esempio, anche per investire nelle strutture. Poi ovviamente c'è un altro problema, che questo diciamo è un problema più italiano, perché sempre nell'articolo che ho trovato prima di fare il video c'è scritto che la Serie A è il quarto campionato nei top 5 che impiega meno under 21. E qui entriamo in un problema di mentalità, perché qua ragazzi parliamo di un problema di mentalità. In Italia c'è ancora questa mentalità secondo la quale un 23enne, un 24enne è ancora un giovane. Gaetano oggi per tanti è ancora un giovane. Cioè ragazzi, in Spagna Yamal a 16 anni è titolare nel Barcellona e nella nazionale. A 16 anni in Italia, se non ti fai minimo 4-5 anni di prestito tra Serie C, Serie B e Serie D, la Serie A forse la vedrai col binocolo. Lì entriamo in una questione di mentalità. Però ci sono quelle società tipo l'Atalanta, tipo l'Empoli, tipo anche il Lecce, che questa mentalità non ce l'hanno e non si fanno problemi a buttare dentro il giovane che magari poi si rivelerà un giocatore importante. Quindi io veramente mi auguro con tutto il cuore che De Laurentiis si sia finalmente convinto
nello valorizzare, nell'investire sul settore giovanile, che poi ripeto, parliamo di investimenti comunque che si possono fare, cioè 10 milioni, 5, 6 milioni all'anno che usi per il budget delle giovanili, di quelle cifre parliamo, non c'è bisogno di fare questi investimenti incredibili. Cioè, per dire, l'Inter, che è la squadra che investe di più sui giovani, spende tipo una quindicina di milioni esagerando, quindi non stiamo parlando di grandi investimenti. Quindi io me lo auguro con tutto il cuore, perché questo è un argomento, una battaglia che porto avanti da tantissimo tempo, e chi mi segue dall'inizio lo sa, perché sono convinto che questo è una realtà che può soltanto portarti benefici sul medio lungo periodo. E non è un caso che secondo me questa dichiarazione arriva proprio dopo l'ingaggio di Conte. Secondo me è stato Conte a consigliargli questa cosa, poi può essere che sarà una stronzata quella che sto per dire. Diciamo che Conte, ragazzi, se fosse così, avrebbe tutte le carte in regola per diventare il migliore allenatore della storia del Napoli, perché se arriva Conte e fa cambiare mentalità De Laurentiis, lo convince a investire sul settore giovanile, che magari inizia a convincerlo a investire sulle strutture, lo convince a lasciare tutti i poteri al DS, all'allenatore. Se riesce a fare tutte queste cose, ragazzi, Conte può veramente diventare l'allenatore più importante della storia del Napoli, perché è quell'allenatore che ti fa veramente fare quel salto in avanti. Perché, ragazzi, per me una società di alto livello deve avere un settore giovanile importante. Cioè, guardate tutte le squadre importanti: il Real Madrid, il Barcellona, lo stesso Bayern Monaco, l'Ajax, il Liverpool. Cioè, queste sono tutte società che hanno un reclutamento giovanile, una primavera che è efficace e che funziona. Cioè, non vi sto qua a dire la cantera del Barcellona, quanta gente ha sfornato negli anni, ma è importante il settore giovanile, e ancora di più lo è in un campionato come quello italiano, dove le risorse sono quel che sono. Mi auguro veramente con tutto il cuore che De Laurentiis si convinca finalmente a sfruttare il settore giovanile. Chiudiamo la parentesi vivaio e apriamone un'altra, questa abbastanza rapida, perché, ragazzi, vi ricordate, questo rivolto sempre ai veterani, vi ricordate un annetto fa quando io feci quei video su il rebranding del logo del Napoli, che vedemmo il video di Modì dove fecero appunto il rebranding del logo, e ci chiedevamo: chissà se il Napoli prima o poi farà una roba del genere. Bene, ragazzi, il Napoli lo ha fatto e non se n'è accorto nessuno. Forse qualcuno se n'è accorto, io me ne sono accorto recentemente, ma il Napoli ha fatto un rebranding del logo, e intendiamoci, non ha fatto un rebranding chissà quanto clamoroso, no, ha semplicemente svuotato il vecchio logo. Tenete presente il vecchio logo, no? La N bianca con i cerchi concentrici azzurri e blu. Ecco, questo logo è stato, secondo me, reso più moderno e che, diciamo, segue il filone un po' moderno, cioè quello di rendere i loghi un po' più, diciamo, snelli, un po' più semplici. Praticamente, che ha fatto il Napoli? Ha preso il vecchio logo e l'ha svuotato. Vi metterò qualche immagine. Queste sono immagini che il Napoli ha pubblicato sui suoi social da un mesetto almeno. Se voi vedete il logo del Napoli su Instagram, su Twitter, io lo chiamo Twitter perché mi rifiuto di chiamarlo X, anche il logo dell'account YouTube, vedete tutti questo logo, cioè un logo praticamente svuotato, lo definisco così. Io non sono un esperto di grafica, quindi non so i termini tecnici precisi, però è stato fatto un rebranding del logo, è stato cambiato, e io penso che questo nuovo logo sarà presente anche sulle magliette che, diciamo, stanno cominciando a circolare tramite dei leak. Diciamo che, facendo, diciamo, una sintesi molto molto veloce, diciamo che la maglia dell'anno scorso, senza ovviamente lo scudetto purtroppo, e con l'aggiunta praticamente di un colletto e delle maniche bianche, e in più queste bande bianche sui fianchi. E in questi leak, come potete vedere, c'è anche il nuovo logo, appunto, che vi ho detto prima. Ora, a me una maglia del genere piacerebbe tantissimo. È una maglia semplice. Le maglie, secondo me, non devono avere tutti questi grandi dettagli incredibili. È una maglia molto semplice, e dai leak sembra, diciamo, il colore della maglia sembra essere quello classico, cioè l'azzurro.
ok? Anche se ultimamente il Napoli si sta spostando sul blu navy, questo blu un po' più scuro, però dovrebbe essere un azzurro. Poi ovviamente questi ragazzi sono leak, potrebbero cambiare, però di base è una maglietta che a me piace tantissimo. Solo una cosa eviterei queste bande bianche sui fianchi, perché a me non piacciono, però qua entriamo nel soggettivo. Però di base è una maglietta che secondo me spaccherebbe tantissimo. Il periodo delle magliette è circa metà luglio, quindi penso che tra poco usciranno fuori. Così come tra poco uscirà la campagna abbonamenti. Secondo Calcio Napoli 24, questa è un'esclusiva loro, verso metà luglio, anche qui, 14, 15, 16 luglio dovrebbero uscire la campagna abbonamenti. Credo che non arriveremo ai livelli dell'anno scorso, perché l'anno scorso era l'anno dello scudetto, quindi i numeri pam pam così. Poi eravamo anche nel periodo un po' illusorio, no? Eravamo ancora un po' diciamo assuefatti da questo scudetto, e quindi non abbiamo visto quello che stava per succedere. Quindi non credo che arriveremo ai livelli dell'anno scorso a livello di abbonamenti venduti. Voglio vedere come si muoverà il Napoli quest'anno, se ci saranno tutti quei benefici che magari avevano i vecchi abbonati. Voglio vedere i prezzi, sono curioso di vedere come si muoveranno, però secondo me alla fine la campagna abbonamenti quest'anno secondo me andrà bene, perché comunque è arrivato Conte, il Napoli sta dimostrando di aver capito gli errori passati, quindi secondo me la tifoseria è ottimista, cioè ci sta questa sensazione, ci sta questo sentore che il Napoli si sta muovendo bene. Quindi io penso che la campagna abbonamenti quest'estate andrà bene. Quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra su tutto quello che abbiamo detto in questo video, lasciate un bel like, iscrivetevi, mi raccomando che è totalmente gratis, e poi attivate la campanella. Detto questo, noi ci vediamo lunedì, ragazzi, perché la domenica ho deciso che voglio lasciarvi in pace, almeno la domenica ci riposiamo, ecco. Quindi ci vediamo lunedì, ovviamente se uscirà qualcosa di clamoroso domani magari lo commentiamo, però di base ci rivediamo lunedì. Quindi ragazzi, buon sabato, buona domenica, buon weekend in generale, sempre e comunque, forza Napoli, ciao!